Innanzitutto, bentrovati a tutti, grazie per la vostra presenza. Siamo arrivati qua perché siamo attirati dall'arte in qualche modo. Siamo all'interno della sedicesima edizione del Festival Francescano, che tiene duro da 16 anni, non è cosa da poco. Il tema, lo sappiamo, è attraverso ferite, a partire dal ricordo dell'ottocentesimo anniversario delle Stimmate di San Francesco. Si è pensato a come in qualche modo far parlare queste ferite anche a noi oggi, e ci sono tanti modi. Gli organizzatori del festival mi raccomandano di ricordare che è sempre possibile fare una donazione per il festival, che come sapete si basa sul volontariato di tanta gente, come avete visto anche entrando qua. Quindi questa è una raccomandazione che facciamo a tutti. Questo incontro in particolare è organizzato insieme alle Edizioni Biblioteca Francescana di Milano, e qua posso presentarmi. Mi chiamo Frate Paolo Canali, vengo da Milano e indegnamente sono il responsabile di queste edizioni, per dire com'è calato il livello culturale in Italia. E volevo fare un'introduzione anche all'incontro con Rosa Giorgi, a cui poi lasceremo la parola e il tempo necessario. Abbiamo detto, è un libro, presentiamo questo libro che parla delle Stimmate di San Francesco. È un po' un paradosso, perché San Francesco non ha mai parlato delle sue stimmate, e anzi ha fatto in modo di tenerle più segrete possibili. Però di fatto, soprattutto dopo la sua morte, al momento della sua morte, queste ferite diventano visibili e tanta gente le ha viste, e per molti è stato un segno straordinario. Fino ad allora non ci sono notizie di stigmatizzati, no? Quindi di queste stimmate si è poi parlato molto, tutti i suoi biografi le ricordano, magari con accenni e sottolineature differenti. Francesco tace e quindi parlano gli altri, ma gli altri parlano di qualcosa che non hanno vissuto, cioè la realtà delle stimmate è testimoniata da tutti, ma in che modo sono venute fuori queste stimmate, questo non tutti lo sanno, anzi pochissimi l'hanno saputo, forse un frate a cui Francesco ha confidato qualcosa. Questo spiega la diversità dei racconti, ma questo spiega anche forse la molteplicità delle raffigurazioni di questo momento. Perché un libro sulle stimmate? Perché con Rosa ci conosciamo da molti anni. Io lavoro a Milano in queste edizioni, lei lavora a Milano come direttrice del Museo dei Beni Culturali Cappuccini. È un lavoro in qualche modo simile, abbiamo collaborato per altri libri, per mostre, per iniziative nella città. E allora io anni fa, credo 4-5, le avevo detto: guarda che per il 2024 dobbiamo fare un bel libro sulle stimmate. L'avevo prenotata con largo anticipo, perché è un'autrice che viene molto contesa. E lei naturalmente è stata d'accordo. Perché un libro fatto da Rosa Giorgi sulle stimmate? Perché a mio modo di vedere questo accostarsi a un evento misterioso come le stimmate attraverso l'arte è una via privilegiata per comprendere qualcosa di più appunto di questo mistero. Io penso che sia una via attraverso l'arte. Non è necessario avere una tessera di partito, non è necessario avere l'iscrizione al circolo. L'arte è un linguaggio che di per sé parla a tutti, e quindi è sicuramente un modo di far conoscere un punto importante della vita di Francesco attraverso l'arte. Detto questo, poi i libri hanno tutti una loro storia. Lei ha fatto la sua parte, io ho fatto la mia. Un anno fa qui al festival ci siamo trovati insieme a un amico comune che si chiama Jacques Dallaran, che è uno storico francese di alto livello, e quando gli ho accennato la possibilità di fare un'introduzione a questo libro, lui si è detto entusiasta,
E infatti ha fatto un'introduzione veramente bella a questo libro, per dire che anche in questo lavoro si fa un'esperienza in piccolo, per quanto minuscola, di fraternità. Anche nel lavoro dell'arte, dei libri, della storia, dello studio, è un valore aggiunto questo della fraternità, delle buone relazioni che si creano. Detto questo, non vi annoio più, lascio la parola a Rosa che ci presenterà il libro. E grazie per l'attenzione. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Io parlo con le immagini, questo è ciò che posso fare naturalmente nel libro, che ho parlato con le parole naturalmente. E oggi provo a condurvi attraverso le immagini a capire un po' quello che è stato il lavoro. Io ho cercato di intanto di capire il segno, perché noi parliamo di stimmate, quindi di un segno, e vi propongo già la prima immagine, e poi parleremo di narrazione, perché sia nel raccontare, sia rispetto a quello che dicono le fonti, e certamente nella storia dell'arte, le stimmate possono essere un segno e sono diventate molto presto il segno distintivo di Francesco d'Assisi. San Francesco noi lo riconosciamo perché è un santo, è una figura di francescano con le stimmate. E quelle stimmate, come santo francescano, le ha solo lui. E poi conosciamo la narrazione della stigmatizzazione. E effettivamente il libro è stato studiato così, un primo capitolo abbastanza ampio che indaga la questione del segno e altri quattro capitoli che smontano e rimontano l'immagine, cioè la narrazione, da che cosa è composta, un luogo, un protagonista, quindi la Verna, Francesco, un altro personaggio, un'altra figura molto importante, il Serafino, quindi l'apparizione, e poi abbiamo il cosiddetto testimone, perché all'interno di questa narrazione da un certo momento in poi compare un altro frate. Ho usato il termine cosiddetto perché in fondo vedremo che questo testimone più delle volte guarda da un'altra parte e quindi non è esattamente un testimone oculare. Ecco, tutti questi motivi nell'arte, nella rappresentazione, sono declinati a partire da delle conoscenze, una comunità che recepisce in un certo modo e trasmette come ha capito o come è possibilmente comprensibile. Quindi vediamo subito appunto la prima immagine che vi propongo. Questa è effettivamente l'immagine, potremmo dire, del controsenso. È un'iniziale miniata, è Francesco che presenta le sue stimmate. Logicamente è un controsenso perché Fra Paolo ce l'ha detto, Francesco nella sua vita ha fatto di tutto perché non si conoscesse questo segno. E noi lo conosciamo la prima volta dall'enciclica di Fratelia che ci dice appunto, che scrive ai frati che Francesco è morto e che veramente adesso conosciamo quei segni che ci sono, quindi storicamente questi segni ci sono. Francesco qui è presentato esattamente mentre le mostra, quindi un squarcio al costato, la mano che diciamo si avvicina a questo squarcio ci mostra sul dorso il segno della ferita, l'altra mano che si alza, è assolutamente visibile e riconoscibile. Ma non diamo per scontato che fosse così fin dall'inizio. Questa è un'immagine di Francesco, credo molto nota, quella che è considerato il più antico ritratto di Francesco d'Assisi. Sottolineo la parola ritratto, non consideriamola come oggi pensiamo al ritratto. Oggi per noi il ritratto deve essere riconoscibile, deve essere assolutamente realizzato di fronte al soggetto. Nel 200 non esisteva una forma artistica che fosse il ritratto come lo pensiamo noi. Questa è un'immagine che rimanda a Francesco d'Assisi, con alcuni elementi che non hanno nulla a che vedere, ad esempio, alla descrizione di Francesco che ci dà Tommaso da Celano, lo dice piccolino, fatto con alcune
fattezze che qui noi non ritroviamo. Qui c'è tutta la simbologia della figura slanciata, spirituale, del monaco, molto vicino ancora alla cultura orientale. Ma andiamo a vedere le mani del santo. Non c'è alcun segno che rimandi agli stigmati. Anzi, quello che ci fa riconoscere Francesco è la scritta, è chiara. Frater Francesco, quindi sappiamo che è lui. Ebbene, l'elemento di riconoscimento è questo cartiglio che tiene in mano, in cui leggiamo Pax Vic Domui, cioè pace a questa casa e saluto di pace di Francesco. Questo è riconoscibile. Ma durerà poco, diciamo, questo silenzio, perché effettivamente c'è un periodo in cui, subito dopo, vedete che gli anni, l'anonimo laziale del Sacro Specchio è datato al 1228, che è l'anno della canonizzazione del santo, in cui non si citano le stimmate, ma poi vengono fuori, anche proprio come memoria della fraternità. E allora le tavole successive, gli anni di questa tavola di Margarito d'Arezzo, sono avvicinabili a quelli che della realizzazione del ciclo che consideriamo più antico di Francesco d'Assisi nella Basilica Inferiore del Maestro di San Francesco. E questi anni ci riportano a una fonte che è Tommaso da Celano. Ed ecco che qui le ferite le vediamo molto bene e sono dei segni. Cominciamo a osservare anche il tipo di segno. È proprio una specie di bollo molto scuro, con intorno il segno rossastro, ma è appunto un segno. Ve lo mostro anche in questa tavola del terzo maestro di Anagni, in anni simili. Facciamo così che è meglio, ecco qua. È un segno che direi è quasi simbolico. Infatti noi vediamo già la ferita del costato, Margherita d'Arezzo ancora non ce la mostra chiaramente, che è un segno molto scuro, sgocciolante di sangue, ma non c'è quell'attenzione veristica che per esempio Tommaso da Celano ci dice, che dice che dopo la visione con il Serafino crocifisso, ecco che si formano questi segni che sono delle cicatrici, ma sono anche delle escrescenze carnose, come un chiodo ribattuto. Nel segno delle immagini isolate, e intendo per immagini isolate questi, chiamiamoli pseudoritratti, con la sottolineatura accennata prima, cui accennavo prima. Ecco, in questo caso c'è una sintesi che il pittore fa, e quel chiodo ribattuto lo vedremo soltanto nel Seicento, dove c'è un'altra finalità nell'arte di grandissimo coinvolgimento, anche vicinanza alle fonti, per carità, quello è molto importante, ma un coinvolgimento, e quindi è molto più crudo, più duro osservare San Francesco in meditazione con questo chiodo ribattuto nelle mani. Poi ci sono delle varianti che vediamo già a partire dal corso del 300. Io vi propongo questo dettaglio di Giovanni del Biondo, ancora una figura isolata del santo, un dettaglio di un polittico che si trova nella cappella Rinuccini a Santa Croce a Firenze. Forse avrete notato mentre parlavo la bellezza di queste ferite. Sono delle ferite splendenti. In realtà poi questa immagine di Francesco non è soltanto un cosiddetto ritratto, ma vedete che c'è una figuretta alla quale lui mette l'anello al dito, e questa è Madonna Povertà, quindi è l'attenzione in questo momento dell'artista e della comunità che commissiona questo polittico, e dire Francesco lo riconosciamo perché ha scelto di vivere senza nulla di proprio ed è sposo di Madonna Povertà. Ed ecco che le sue ferite hanno sì il segno del sangue, ma hanno anche dei raggi dipinti a foglia d'oro, resi con la foglia d'oro, rilucenti, sfolgoranti. Perché questo pensiero? Da dove deriva? Ecco che nelle fonti andiamo a ritrovare che quando il corpo morto di Francesco viene portato all'interno della città di Assisi, sappiamo che è morto alla Pozziuncola, ma prima di arrivare
entro le mura, passerà da San Damiano finché le sorelle povere lo possano compiangere. Ecco che quelle ferite vengono descritte come qualcosa di rilucente, di splendente. Ed è un motivo che a poco entra nell'arte, verrà poi magari più codificato, diciamo, in letteratura, nella letteratura del Cinquecento. Ma questo per mostrarvi come il segno è effettivamente tanto differente da un artista all'altro. Qui siamo alla fine del Quattrocento, questa è un'opera di Francesco Isolato, fa parte di un trittico molto interessante con santi francescani, in questo caso Francesco è affiancato da San Luigi di Tolosa e da San Giovanni da Capestrano. Questa è la tavola con lui solo che si mostra. Questo è interessante, non nasconde, non ha un atteggiamento, diciamo, modesto, si mostra così come egli è, con le mani proprio rivolte verso di noi, su un piedistallo addirittura. Ingrandisco così potete vedere questo segno cosa è diventato. Prima andiamo a guardare le mani e il costato è un taglio. Non vediamo niente dentro quel taglio del suo saio, vediamo scuro, come se fosse un sangue raggrumato, ecco, invisibile, irriconoscibile. Ma osservate le mani. È straordinaria questa scelta, perché queste mani sono pulite, completamente pulite. Non ci sono sgocciolature di sangue, non c'è sangue raggrumato, non c'è segno di piaga, ma da quel foro esce un chiodino. E questo stesso chiodo lo vediamo nei piedi, ecco, si vede ovviamente meglio il suo piede destro, addirittura Cristoforo Caselli è molto attento a mostrare un piede avanzante sul podio, sul piedistallo su cui è posato Francesco, affinché si veda questa profondità di campo, si veda veramente un piccolo chiodo, ma anche questo è un piccolo chiodo e non è ribattuto. Ribattuto ovviamente nella pianta del piede di Francesco, ma il piede sinistro è appoggiato tranquillamente, quindi ci sono delle incoerenze dal punto di vista realistico. Ma all'artista non interessava essere completamente coerente, interessava, d'accordo con la comunità che ha, come dire, finanziato, richiesto, commissionato quest'opera, interessava mostrare qualche cosa di più realistico. C'è un chiodo, e naturalmente quel chiodo Francesco non se l'è piantato da solo, ma rimanda a quei chiodi con i quali venne crocifisso Gesù. E quindi Francesco è perfetto seguace in questo modo. Fino a questo punto avete visto che ci sono già tante differenze, tante interpretazioni, tanta libertà da parte degli artisti, secondo alcuni troppa. Troppa libertà, ed è Bernardino da Siena che si scaglia contro i pittori in una predica proprio nella giornata della festa delle Stimmate, siamo nel 1427. Bernardino da Siena scrive così: sonci dei dipintori a udire i quali, quando depingono Santo Francesco, il dipingono con le piaghe rosse. Veramente egli ebbe pertusate le mani e i piedi, come ebbe Cristo Gesù per gli chiovi, così ebbe aperto il costato. Allora, smettetela di fare delle piaghe rosse, perché non è sufficiente, non corrisponde al vero. Così, si ritiene San Bernardino da Siena, così confondete il credente, confondete l'osservatore con la vostra interpretazione. Che è un'interpretazione, ripeto, di sintesi, non c'è nessuna desiderio di cambiare il vero, ma di rendere visibile e di rendere riconoscibile. Un altro testo, e io mi soffermo solo sulle parole in grassetto, questo testo è un sonetto di Torquato Tasso dedicato appunto a Francesco d'Assisi, quindi entriamo nella letteratura italiana del Cinquecento, in ambito fuori dall'ordine, anche questo è interessante. Ed è molto interessante che il Tasso, nella fare questa ode a Francesco d'Assisi, arriva alla descrizione delle stimmate come quasi stelle fisse che fiammeggiano. Allora torna quel discorso, quell'elemento
di ferite fulgide che era stato indicato in questo trasporto del corpo nel momento del compianto delle sorelle, che forse con una sensibilità femminile, mi verrebbe da dire, con una poesia diversa dalla crudezza con cui Fratellia indica le stimmate, diventa comunque un segno, e questo è uno dei dati anche molto belli dell'affiancamento tra la storia dell'arte, tra l'immagine e il recepimento, un segno che questo elemento di luce delle stimmate che noi abbiamo visto per esempio nel dipinto del Dal Biondo di Cappella Rinuccini era in qualche modo già acquisito come immagine, e il Tasso nel scrivere il suo sonetto ha probabilmente presente alcune di queste immagini, quindi c'è l'intreccio ed è, diciamo, un sottolineare attraverso quella letteratura il possibile cambiamento, interpretazione del segno. Poi ci sono dei casi straordinari, e li chiamo proprio straordinari, in cui il segno delle stimmate diventa segno attraverso anche la narrazione della stigmatizzazione. Ecco, io vi propongo questa tavola che è molto particolare, è una trinità, è indubbio che sia una trinità, è il trono di grazia, il padre è intronizzato, regge il figlio in croce, vi è la colomba dello spirito tra il padre e il figlio, stesse fattezze tra il padre e il figlio, quindi generato e non creato. Abbiamo già tanti elementi teologici che si vedono, si evincono in questa figurazione. Il padre benedicente, vedete che regge la croce con solo una mano e con l'altra benedice, ma ciò che è straordinario è ai piedi di questa Trinità. Delle tre persone della Trinità, quella centrale è il figlio che con se stesso ha fatto conoscere il padre, incarnatosi, venendo sulla terra, ha fatto conoscere il padre. E ai piedi di questa croce, quindi che è il culmine del dono d'amore per l'umanità, è la morte di Cristo in croce, quindi questo culmine è visibile, questo amore è incredibile, è reso visibile nella croce. Ebbene, ai piedi di questa croce passiamo dal segno, dall'immagine simbolica della Trinità, a una narrazione evangelica che è più facile per noi in fondo, perché capire la Trinità sappiamo che è un'impresa. E allora cosa vediamo ai piedi della croce? Una figura che fa parte della narrazione evangelica, che è Maddalena. Maddalena è ai piedi della croce, come nel testo evangelico. La croce è conficcata sul terreno, e quindi c'è l'evocazione del Golgota. Maddalena è la discepola, viene rappresentata proprio in questa scelta di discepolato, le donne rimangono fino alla fine, mentre gli uomini si allontanano, e ai piedi della croce e non ha paura di guardare il Cristo, lo cerca. E dall'altra parte, ecco l'elemento straordinario, è Francesco, che non c'era ai piedi della croce ma ha vissuto la sua vita come sequela, discepolato fino in fondo, tanto da avere questo dono di essere in qualche modo avvicinato a questo dolore di Cristo, di ricevere le stimmate. Ma questa non è la narrazione della stigmatizzazione. Non so se riesco a spiegarmi. È straordinario che qui l'artista ci svela il senso della stigmatizzazione, perché qui noi non abbiamo quel serafino crocifisso, quella visione così strana, che è un angelo, però ci vede il Cristo. È molto difficile quella visione da comprendere, sia nel testo che viene scritto, sia in quella che sarà la narrazione figurativa. Eppure qui è completamente svelata, perché non abbiamo un serafino. Non c'è nessun segno intorno che rimandi agli angeli, a quell'angelo delle più alte categorie angeliche. Abbiamo Cristo,
morto in croce è Christus Patiens, vedete che ha gli occhi chiusi, è defunto, non è il Cristo della gloria, che era più noto a Francesco per la verità. E dalle ferite di Cristo partono questi raggi che vanno direttamente sull'immagine di Francesco. Quindi questo è un'invenzione molto particolare, sicuramente in un ambito molto raffinato, non era per tutti, che ci riporta alla stigmatizzazione come segno. Ancora, segno straordinario io trovo in una serie, devo dire la verità, a mio avviso ancora tutta da indagare, una serie di dipinti che si collocano verso la fine del 400, la maggior parte di produzione toscana fiorentina. Questa è opera di Jacopo del Sellaio. Vediamo insieme a Jacopo del Sellaio artisti che si avvicinano, come il ghirlandaio, a questo tipo di immagine, Botticelli. Io vi sto facendo vedere un San Girolamo nel deserto, deserto secondo il nostro modo di concepirlo, cioè un luogo isolato per la preghiera. San Girolamo penitente, perché vi mostro San Girolamo parlando delle stigmate. Andiamo a vedere bene. Purtroppo la maggior parte di queste opere sono volate oltre oceano, ma qualcosa in Italia c'è. E allora andiamo a vedere bene che nella profondità del secondo piano di composizione, primo piano non c'è dubbio, San Girolamo penitente davanti a un crocifisso, che è un crocifisso costruito da uomo, quindi è una croce con la sua bella immagine scolpita di Cristo, con tutti gli attributi che ci portano a San Girolamo: il galero cardinalizio, i libri delle scritture, i serpentelli che lo insidiano, il leone, cioè tutto che ci parla del penitente. Secondo piano di composizione, Francesco stigmatizzato. Ed è straordinaria questa cosa dal punto di vista formale e dal punto di vista simbolico. Dal punto di vista formale, Francesco con il Serafino è una eco, guardate anche le diagonali come si pongono tra il capo di Francesco e il capo di Girolamo, appunto della scena principale. Come a dire, e a mio avviso è questo l'elemento di congiunzione, cioè questo libro che sta proprio ai piedi di Francesco e sta sopra la roccia che fa da grotta a Girolamo, ecco, questo è l'elemento di congiunzione. Un libro per Francesco cosa significa? Attenzione, un libro con legatura in porpora e borchie e fili e filo d'oro tutto intorno. È il libro della regola, ma la regola dei frati minori è questa: seguire, osservare il Santo Vangelo. E quindi, perciò è un libro prezioso, che con Francesco, la povertà di Francesco c'entra niente, però è un libro prezioso perché è il Vangelo. E nello stesso tempo, congiunzione con Girolamo, è quella scrittura resa comprensibile, traduzione, revisione dal greco al latino della Bibbia, che Girolamo ha reso comprensibile con la traduzione e Francesco ha reso comprensibile con l'esempio della sua vita. È straordinario e fa da eco ed è, come dire, ricordiamoci che ci affidiamo ai padri, ma c'è anche questo pezzo, cioè Francesco completamente inserito nella storia della Chiesa. Altro esempio di questo genere, una Madonna in adorazione del bambino. E allora andiamo a cercare la stigmatizzazione. Andrea del Verrocchio, che lavorò in bottega con Jacopo del Sellaio, con Biagio d'Antonio, cioè tutti artisti fiorentini, la maggior parte, ripeto, artisti fiorentini della fine del 400. Addirittura qui abbiamo la Madonna in adorazione del bambino, quindi il segno appunto dell'immagine, l'incarnazione, la poesia del Natale, se vogliamo, della Natività. Entriamo nella profondità della scena, vedete a destra San Girolamo penitente e quindi le scritture, di nuovo, quanto dicevamo prima. Abbiamo addirittura un San Giovannino precursore che viaggia, vedete che si avvicina alla penitenza di Girolamo, ma come dire, è
colui che ha parlato per primo, ha riconosciuto il Cristo al battesimo, un angelo custode, anzi Tobiolo è l'angelo che poi introduce tutta quella che è la devozione dell'angelo custode, e in cima, come culmine, scusate, torno nel piccolo perché lì posso indicarvi, allora la diagonale sarà così, non è a eco ma è in diagonale, abbiamo proprio questa, come dire, legame. Oltretutto anche questo Francesco ha un abito molto chiaro, simile alla tunica di Girolamo, è un francese, chiedo scusa, ringrandisco, no. Francesco inginocchiato, e dall'altra parte, dietro il capo della Vergine, vediamo il Serafino crocifisso, quindi una stigmatizzazione. Questo è un segno che entra dentro altra opera. E allora andiamo un po', visto che le abbiamo viste, guardo l'ora, andiamo anche alla narrazione. Come narrare la stigmatizzazione? La stigmatizzazione di San Francesco è un fatto inaudito. Non ha un'iconografia precedente. Gli artisti a un certo punto devono inventare un'iconografia. Certamente si basa sulle fonti, inizialmente Tommaso da Celano, poi entrerà la fonte di San Bonaventura, poi tutti i commentari, poi Fioretti, che vanno ad arricchire l'immagine, ma teniamo sempre presente che non solo è l'invenzione di un'immagine, la fonte dice così e allora il pittore costruisce la scenografia, quindi una probabile o riconoscibile Monte della Verna, e i personaggi, eccetera, eccetera. C'è bisogno anche di una conoscenza, di capacità di lettura. Allora, questo che vedete proiettato in questo momento è un dettaglio di alcune delle storie che vengono inserite nella pala di San Francesco, con storie della sua vita, la pala estogliata di Pescia, una delle più antiche che è arrivata a noi, 1235. E raffigura effettivamente la stigmatizzazione del santo. Osservate bene la postura di Francesco, che poi in grosso modo con Giotto cambierà e verrà mantenuta il più possibile in quel modo, ma con innumerevoli varianti. Quindi Francesco è inginocchiato, un pochettino accucciato, è tra delle rocce abbastanza aride, ci sono addirittura delle costruzioni. All'epoca la Verna santuario non esisteva, ovviamente, però ci sono dei riferimenti ai luoghi, le costruzioni ci rimandano anche al senso solido della chiesa, che è una casa per tutti, anche questo è molto importante. E vi è questa apparizione del Serafino, che è in tutto un Serafino, secondo l'antica iconografia angelica, le tre paia di ali, vediamo pochissimo del crocifisso, giusto mani e piedi con un segnetto che è il segno del chiodo. E questo Serafino da dove viene? Questo è un segno importantissimo per il 200, che col fondo oro elimina i cieli naturalistici. Vedete che sopra il Serafino ci sono dei cerchi che degradano dal blu più profondo al bianco, quello è il cielo di Dio. Quindi questo Serafino è inviato da Dio Padre. E dal Serafino giunge un fascione di luce dorata che va a coincidere con l'aureola di Francesco. Quindi Francesco è inondato di questa grazia, ma non abbiamo i raggi che vengono precisamente da mani, piedi e costato. Ecco, quello sarà una versione successiva. Ma la postura di Francesco per me è molto importante. Mostrarvi nel comprendere da dove deriva. Questa è una formella della portale di Santa Maria in Episcopio a Benevento, siamo in una datazione intorno agli anni all'inizio del XII secolo, scusate, alla fine del XII secolo, ed è Gesù che prega angosciato nei Getsemani. Allora, gli artisti che operazione hanno fatto? Francesco, che ancora non si parlava di Alter Christus, ma comunque è l'araldo del Signore, di Cristo, ha portato con la sua vita, ha rivissuto in qualche modo la buona novella del Vangelo. Ecco che alla Verna stava vivendo un tempo di fatica, di angoscia, di dubbio, di deserto, di quaresimo, usiamo tutte le parole possibili, così come Gesù pregava angosciato nell'orto.
E quindi per l'osservatore, per il credente, vedere Francesco in quella postura era facile all'epoca, per noi non lo è oggi, per noi, noi dobbiamo studiare, andare a cercare altre immagini parallele, ma all'epoca era immediato. Quell'immagine vuol dire preghiera angosciata. E chi va in soccorso della preghiera angosciata? L'angelo del Signore. Ecco un po' la soluzione delle prime immagini, questo è un altro esempio della preghiera angosciata di Gesù in tempi un pochino più vicini alla realizzazione dell'opera di Pescia, siamo negli anni 20 e 30 del 200, è una foto storica di Alinari dei mosaici di San Marco a Venezia, vedete che Gesù è angosciato, scusate, è un po' accucciato nello stesso modo, era la postura della preghiera all'epoca. Adesso io non vi faccio un percorso di iconografia dei gesti della preghiera, ma la preghiera inginocchiati a mani giunte di tipo medievale, legata al feudalesimo, all'investitura, e non c'era prima, per cui è un segno che noi dobbiamo leggere in un modo diverso. Curiosamente, qui faccio un salto nella storia, ma poi ritornerò al Medioevo, questo riferimento alla preghiera nell'orto si riprenderà in maniera molto chiara nel 600, post Concilio di Trento, con tutte le elaborazioni che avvengono più tardi dopo il Concilio di Trento, siamo forse un po' troppo illuminati, ma questa è un'opera del Guercino, realizzata per la chiesa dei Cappuccini del convento di San Giovanni in Persiceto, oggi è a Novara, ha avuto, diciamo, vicissitudini straordinarie, comunque ritornata pubblica, conosciuta, restaurata, è 600. Questo Francesco ha la postura della preghiera che riporta all'antico le mani alzate dell'orante ed è il Francesco angosciato come Gesù nell'orto, e osserviamo che in profondità, allora prima ve lo indico e poi dopo ingrandisco, quindi qui il cosiddetto testimone, che effettivamente è già, fa parte di questa narrazione, dorme come Pietro, Giacomo e Giovanni, nella narrazione pittorica, nella raffigurazione artistica della preghiera nell'orto, si sono addormentati e non sono stati capaci di vegliare a meno una. E dorme appoggiato a un testo. E quindi dorme dove? Sullo scritto, sulla scrittura. È straordinario come appunto gli artisti e coloro che consigliavano gli artisti riescono a recuperare degli elementi. E qui siamo negli anni in cui Francesco di Sala, ad esempio, Teresa d'Avila, commentano anche certi temi della vita di Francesco, sostenendo che la sua preghiera alla Verna era così angosciata esattamente come la preghiera di Gesù, ed è chiaro ed evidente, secondo Francesco di Sal, che Francesco d'Assisi, come Caterina da Siena, siano stati poi consolati in quella preghiera con l'impressione delle stime, come sia avvenuta, poi dopo non entriamo nel merito, ma questo è e ha influenzato alcune raffigurazioni, nel caso specifico del 600. Tornando alle prime rappresentazioni, abbiamo parlato di Serafino, di questa rappresentazione del Serafino, ecco che Copo di Marcovaldo, anche questo è un dettaglio della grande Palabardi, all'inizio mi devo riferire a questo, guardate già la postura diversa di Francesco inginocchiato ma con le braccia alzate, ecco, che ripeto è la figura dell'orante, e anche qui ancora non abbiamo i raggi che vanno specificatamente, sarà Giotto a dare un po' questo segno per primo, e che verrà poi, seguendo Bonaventura naturalmente, che però verrà poi ripreso moltissimo nel corso della storia dell'arte. Ecco che quel Serafino a quest'epoca deve essere questa tipologia di Serafino. Ecco, la vediamo in quello che è rimasto della stigmatizzazione di Francesco nella Basilica Inferiore. Sapete che purtroppo alcune pareti sono state sfondate per costruire le bellissime cappelle trecentesche, però perdendo una parte di quello che dipinse il maestro di San Francesco. Ora, questo Serafino. Allora, quando noi parliamo di serafini, cherubini, troni, dominazione, principati, potestà, oggi non ci figuriamo niente. Credo che al massimo, parlando di serafini e cherubini, abbiamo delle immagini poetiche di testoline alate, che il 400 un po'
così determinato nell'immagine, diciamo, angelica, ma è naturale, perché una suddivisione dei 9 cori angelici, noi non ce l'abbiamo più, ma non ce l'avevano neanche più nel 400, ce l'avevano sì nel 200, cioè la lettura di Dionigi, lo Pseudo-Repagita, era abbastanza nota, anche figurativamente questo tipo di angelo con 3 paia di ali era visibile in narrazioni bibliche, nei giudizi universali, e probabilmente anche Francesco aveva conoscenza di quell'immagine, perciò lui ha visto un serafino, perché si poteva dare quell'immagine con un rimando, una conoscenza, e questo è proprio un angelo delle teorie angeliche, e i serafini appartengono alla teoria più alta, che ha come unico compito ardere per amore, di amore per Dio. Poteva arrivare nessun altro, un angelo era troppo poco, un arcangelo forse, ma questo è il serafino, ecco, per darci l'idea della vicinanza. E questo serafino viene rappresentato con una acconciatura tipica degli angeli, dei proprio ostiari, che stavano delle, come dire, dei funzionari di corte. Le figure angeliche del 200 sono proprio quelle, anche un diadema, una treccia sulla fronte, ha le sue 3 paia di ali e ha le braccia stese, come stese sulla croce. Effettivamente vediamo il segno sul palmo, così lo vediamo anche sui piedi. I primi tempi, cioè il 200, scusate, mantiene queste immagini, che un po' alla volta, maestro della croce 434, vedete siamo sempre entro la metà del 200, mantiene questo tipo di immagine, ma un po' alla volta si specificherà meglio come immagine del crocifisso. Non si può non vedere Giotto, ma è noto ai più, per cui mi soffermo molto poco, però vedete che la figura di Giotto cambia, scusate, di Francesco cambia postura, il Cristo esce in qualche modo dalle ali del serafino, la Verna è configurata come un luogo simbolico, isolato, e quindi soltanto rocce con qualche cespuglio d'alberetto simbolico, e compare il cosiddetto testimone. Ma questo serafino mette un po' in difficoltà i pittori, proprio quando, vi dicevo, si perdono quelle memorie, quindi talvolta diventa un cherubino. L'origine di questo angelo nei testi biblici è nelle visioni di Ezechiele, e quindi c'è questa descrizione dell'angelo con 3 paia di ali, però c'è anche la descrizione dei cherubini, per cui si mettono gli occhi nelle ali dei cherubini, e gli artisti incominciano a essere un po' confusi. In questa pagina miniata di una leggenda aurea, la stigmatizzazione presenta appunto il serafino, ma che era un angelo che si muoveva velocissimo, per cui avevano ai piedi delle ruote infuocate, ed ecco qui la ruotina. È curioso poi che Francesco, adesso andiamo, ci spostiamo un po' più sui luoghi, sulla Verna, che non è mai la Verna. Francesco, nell'opera che vi ho mostrato, o in questa, che è proprio di una miniatura conservata qui a Bologna al Museo Civico Medievale, è presso una grotta, proprio una grotta. A volte c'è l'altare, e allora ricorda quello che le fonti narrano, molto riprese dai fioretti, dell'apertura del Vangelo, quindi dell'altare presso questa cappellina. Ma la grotta aiuta a fare un rimando alla figura di Elia, e quindi Francesco è veramente inserito in questo percorso della storia della Chiesa. Ci sono casi, devo correre un po' per mostrarvi tutto quello che ho preparato e dare poi un tempo finale per noi, in cui il serafino scompare, non c'è. Questa è un'opera molto preziosa di Giovanni Bellini, che non inserisce il serafino. Dove, vedete dove è Francesco? Francesco è in piedi, guarda verso un luogo che è il luogo della visione, dove vedete quelle nubi che diventano d'oro, e quindi lì c'è la visione. E addirittura guardate questa pianta che prende tutta quella luce dell'oro. Vi conduco passo passo, non ve lo dico subito, andiamo a guardare dietro a Francesco. È un'opera del 400, quindi un Francesco molto vicino agli umanisti, quindi ha il suo studiolo,
con belle Gio, il libro posato sopra, naturalmente penitente, quindi c'è il teschio. Vicino allo scrittoio ci sono dei sandali, degli zoccoli abbandonati. Togliti i calzari perché sei in un luogo sacro. Quindi questo segno dei calzari e dei sandali abbandonati nella pittura rinascimentale, soprattutto di origine nordica, si usa molto per indicare che quello è un luogo sacro. Bisogna togliersi le scarpe. Però qui allora mi fa venire in mente una visione, che è quella del roveto ardente. Ecco che questa pianta prende la luce di quella luce dorata, che è la luce dell'Onnipotente, ed è un segno di rivelazione. Non sono esercizi di stile, ma sono le attenzioni dei pittori che rispetto a una comunità o a una conoscenza o grande cultura che vogliono rappresentare o nascondere rappresentano e inseriscono. Bartolomeo della Gatta, questa è un'altra opera straordinaria, ma vedremo solo alcuni elementi. Guardate come rappresenta il Serafino. Il Serafino praticamente non lo vediamo più, abbiamo solo il crocifisso, che è un crocifisso ligneo con l'immagine del Cristo, e il Serafino diventa una testolina con le sue paia di ali, da cui arrivano raggi straordinari che vanno a finire con quella luce intensa di cui avevamo detto fin dall'inizio, sulle mani, i piedi e il costato di Francesco. In questo dipinto andiamo a vedere uno degli elementi della struttura della Verna, quindi non solo flora, ma anche fauna. Ce la faccio. Dietro a Francesco ci sono dei daini, dei cervi, adesso non siamo, ma in questo caso cervi non sono assolutamente, ma come la cerva nera in corsi d'acqua. Ci sono dei riferimenti che ci portano alla risonanza dei testi e dei salmi. Avete visto anche un Barbagianni? Io adesso non torno indietro perché è il Barbagianni. In realtà di uccellini si parla, c'è il corvo che ritorna nelle narrazioni, questo è un Barbagianni, perché è uno degli animali della fauna della Verna, ma se andiamo a vedere gli scritti latini e della prima, diciamo, letteratura cristiana antica, questi uccelli notturni hanno un significato positivo, non negativo, il male nascosto, ma positivo, del monaco che fa tutto nel silenzio della notte. Ed ecco che di nuovo c'è questo riferimento. Altre possibilità, adesso scorro un pochino veloce perché voglio portarmi alla fine, sono le interpretazioni che vengono date. Questa tela molto commovente a mio avviso di Vicente Carducio, con una luminosità che è la luminosità della fine del Cinquecento, non siamo arrivati ancora alla pittura, diciamo, notturna di Rubens, Caravaggio, ma interpreta come la stigmatizzazione, come un'elevazione spirituale che diventa anche un'elevazione fisica. E quindi Francesco si alza da terra e raggiunge Cristo. Si alza da terra, attenzione, poi siamo in anni, primi decenni del Seicento, in cui l'elevazione mistica è proprio anche, come dire, una sperimentazione della mistica seicentesca. Vicente Carducio di origine italiana, ma ormai naturalizzato spagnolo, e dipinge in quella Spagna di figure come, appunto, abbiamo detto, quelle che saranno Teresa d'Avila. Quindi entriamo veramente dentro un percorso di mistica importantissimo. Ecco che questo Francesco ha quasi lo stesso profilo di Cristo. E di questo Serafino noi vediamo soltanto le ali dietro la figura di Cristo. E quelle ferite, abbiamo parlato fin dall'inizio, che a Francesco sono escrescenze carnose. E quella capocchia sul palmo della mano corrisponde esattamente alla grossa capocchia rotonda delle chiodi di Gesù. Ci provo, ma soltanto un passaggio perché la luce di questa sala non mi aiuta tanto. Rubens, torniamo sul Serafino, è la potenza del corpo di Cristo che qui vince sull'immagine del Santo.
quindi la potenza di un realismo dell'incarnazione che vince su quella che è la figura, diciamo, angelica più delicata, e che permette anche al pittore di mostrarci un Francesco che guarda verso praticamente l'osservatore, cioè ci veniamo richiamati dentro la narrazione, perché non solo siamo spettatori e vediamo Francesco girato verso quel serafino, cioè una scena quasi teatrale, ma perché vedendolo di fronte a noi possiamo osservare quella che è la sua reazione della potenza dell'immagine che imprimerà su Francesco i segni delle stigmate. Qualcosa di simile in anni non lontani è forse la prima pittura notturna di Caravaggio. E allora qui io riprendo tutti gli elementi della composizione. Abbiamo parlato della postura di Francesco. Francesco qui sviene. Quel naturalismo, anzi quel realismo, che ci fa capire che se ha ricevuto su di sé delle ferite così dolorose per le quali Cristo è morto sulla croce, Francesco non riesce a reggere. Quel dolore lo porta a una perdita di sensi. Prima cosa, ed effettivamente le ferite si vanno a formare, non la vediamo sui piedi, si è accennata sul costato, non sul dorso della mano, c'è tutto un percorso molto legato alla spiritualità anche cappuccina. Vedete che Francesco ha l'abito cappuccino, quindi questa è una committenza decisamente cappuccina. Il luogo è la Verna, ma se andiamo a osservare anche qui, ma qualche cosa si vede. Vedete che c'è un puntino qua nella profondità del buio di quella notte, avvenne proprio poco prima dell'alba. Quel puntino è un fuoco, un bivacco di pastori. Nella riproduzione non si vede, col buio che la luce che abbiamo ancora meno, e si vedono quei pastori che si avviano. I fioretti raccontano che quando avvenne questa visione, Francesco fu stigmatizzato. Nel monte di fronte alcuni pastori videro una grande luce, si incamminarono, ovviamente il rimando è Francesco, la stigmatizzazione come la nascita, no? E allora questi pastori si vedono. Non ve l'ho portata, ma nel libro c'è, abbiamo inserito anche la bellissima stigmatizzazione di Federico Barocci, scusa, per i cappuccini di Urbino, una stigmatizzazione che ha avuto una quantità incredibile di repliche. Ebbene, in questa stigmatizzazione, primo piano Francesco, il testimone, il corvo, la Verna, tutto, in fondo si vedono questi pastori che si svegliano in una luce straordinaria proprio per mettersi in cammino. Il testo dei fioretti diventa importantissimo come aggiunto. E poi il nostro serafino, attenzione, non c'è il serafino qua, questo è un angelo consolatore. E quindi, come vi avevo mostrato in Guido Reni, anche Caravaggio, influenzato dal tema dell'agonia, della preghiera dell'agonia di Cristo nell'orto, ci vuole il consolatore. Giambattista Tiepolo raffigura Francesco che sembra quasi perdere i sensi, l'angelo consolatore, una Laverna molto molto fantasiosa, e un serafino che ormai non ha più nulla a che vedere con quello originario. Perché il Settecento, che non è propriamente un'epoca di arte profondamente religiosa, è molto svuotata dal tema profondo della religione, e alleggerisce, ecco, diciamo, il tema. Infatti vedete anche i colori come sono cambiati. Concludo con questa immagine, che è una incisione, per cui non è un'immagine che ha avuto grandissima divulgazione, ma ho voluto inserirla anche nel volume perché è una stigmatizzazione di Francesco che venne realizzata in occasione dei 700 anni della morte di Francesco d'Assisi, quindi quasi 100 anni fa, e presentata alla Biennale di Venezia. Con i settecentenari ci fu grande fermento, e soprattutto, e anche nell'ambito di storia dell'arte, noi possiamo riconoscere dei tentativi di concorsi pittorici, di richiesta ai pittori, agli artisti, agli scultori, affinché rielaborassero, trovassero nuove iconografie credibili e riconoscibili per Francesco. Allora, chiudendo appunto la mia chiacchierata con voi, questa stigmatizzazione per me è molto importante perché ci fa intendere come davvero si andava a interpretare secondo il pensiero del tempo. Questo Francesco è il Francesco cantore della natura,
che è molto forte come tipologia proprio tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. E questa stigmatizzazione, allora guardiamo anche il titolo che è stato dato al foglio, no? All'incisione, Dolorosi e sanguinanti le stimmate, vita di Francesco d'Assisi, cioè si preme di più sul dolore, ma dove è avvenuto questo fatto? In mezzo a una natura. E Francesco, appunto, cantore della natura, non voglio dire Francesco ecologista perché all'epoca questa parola non esisteva neanche, ma è colui che è immerso in questa natura, che l'ha cantata e vissuta in modo diverso. Non c'è il serafino, ma un fascio che viene dal cielo, un po' alla maniera duecentesca, ma che si divide in raggi che vanno esattamente alle mani, ai piedi e si avvicinano al costato. È un Francesco sopraffatto da questa visione e quindi perde i sensi e si appende ad un ramo, ad un albero secco, che non può che rimandarci all'albero della croce, che per Cristo poi sarà un albero che fiorisce, in questo caso siamo più fortemente nel tempo del dolore, e si va a specchiare, direi proprio come controcanto, contrappunto, questa croce di legno poverissima presso la quale Francesco, inginocchiato, pregava alla Vergine. Ecco, io concluderei con questa immagine e vi ringrazio. Cara Rosa, siamo noi che ringraziamo te. Avremmo voluto stare qua ancora un'ora, ma ci sono tanti eventi che premono. Mi pregano di appunto farvi presente che c'è un ricco programma, voi sapete già nel cortile, adesso c'è già una conferenza stampa, alle 2:30 ci sarà una presentazione di un libro con il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton. Mi pregano di ricordare che è sempre possibile fare un'offerta per contribuire al festival, e questo vi prego io, uscendo troverete copia del libro, se lo volete acquistare Rosa sarà molto felice di firmarvi la copia. Grazie mille per la partecipazione e buona continuazione.